Perché la spunta blu è diventata difficile da prendere. In questi giorni è arrivata una notizia da Meta che comunicava che la spunta blu a breve sarà a pagamento. Hanno già iniziato, se non erro, in Canada a fare delle prove e tutto quanto. Io mi domando, ci sono tanti personaggi che non hanno la spunta blu, tanta gente che ha i requisiti e tanti no che però ce l'hanno la spunta, non ho capito perché. Però vabbè, a parte questo, tanta gente non riesce a prendere la spunta blu nonostante i requisiti li abbia. Tante persone durante la compilazione del modulo, neanche il tempo che danno l'ok, arriva subito il messaggio che dice che non è idoneo a prendere la verifica del profilo. Cioè, io mi dico, la verifica la fanno? O non la fanno, perché io ho dei dubbi. Cioè, il tempo che tu mandi l'ok già ti arriva la risposta. Cioè, è impossibile che una persona in 0 secondi riesca a dare una risposta se un profilo può essere verificato oppure no. Io ho un casino di articoli su siti importanti per il lavoro che faccio. Ho fatto un libro che è diventato un bestseller. Niente, proprio non mi cagano. Adesso forse ho capito perché. Perché la spunta blu la mettono a pagamento, perciò hanno bloccato quasi tutto, a meno che non sia un divo, una star internazionale, se no non la prenderà nessuno la spunta blu, finché non sarà a pagamento.